Mi vedi? Eccoci. Eccoci qua. Ci ritroviamo. Continua la nostra sfida a rimanere a casa. Continuano i nostri appuntamenti per suggerimenti, per curiosità, per rispondere alle vostre domande. Prima di tutto vi ricordo la sfida che tutti noi stiamo portando avanti. Ci dicono che la stiamo portando avanti bene, che dobbiamo tenere duro e come tutte le sfide che si rispettino, noi sportivi in particolare che siamo abituati alle sfide, teniamo duro rispettando le indicazioni che ci stanno dando, teniamo duro rimanendo a casa e cercando all'interno della nostra casa di trovare dei modi di continuare a fare pallavolo, ad allenarci, ma soprattutto teniamo duro. Teniamo duro nel rispettare le indicazioni, lavarsi le mani frequentemente. Se abbiamo dubbio che ho toccato, non ho toccato, mi lavo le mani. Benissimo, ci laviamo le mani 50 volte al giorno. Mia figlia ha fatto un foglio in bagno dove segna quante volte al giorno si lava le mani. Magari non è importante sapere quante volte me le sono lavate, ma lavarmene molto frequentemente sicuramente. E se proprio siamo obbligati ad uscire quella volta alla settimana in cui siamo obbligati perché dobbiamo andare a fare la spesa, usciamo usando tutte le precauzioni del caso, la mascherina, i guanti e poi quando rientriamo utilizziamo le precauzioni di togliere i guanti, buttarli via, togliere la mascherina e possibilmente buttarla via se ne abbiamo delle altre, se non le abbiamo magari la laviamo e la riutilizziamo. Però appena veniamo da fuori dobbiamo utilizzare questa cautela, ok? Quindi prima di tutto continuiamo su questa linea, stiamo lavorando bene, spero che stiamo anche riuscendo ad allenarci in casa e quindi proseguiamo con la nostra sfida di stare a casa e nello stare a casa cercare di continuare a mantenerci allenati e confidenti alla nostra palla e alla nostra pallavolo. Adesso iniziamo con le vostre domande. Se mi sentite silenzioso è perché sto ascoltando le domande che mi vengono proposte, non mi sono incantato e non è saltata nemmeno la linea. Cominciamo pure. Magari un secondo che spengo la televisione perché non vorrei che si sentisse sotto perché l'ho dimenticata accesa. Arrivo. Eccoci, pronti, prontissimi. La prima domanda. Marco ci chiede qualche esercizio in casa per il palleggio. Beh, intanto il contatto con la palla, ricordatevi, visto che siamo in casa, non abbiamo molte opportunità di diversificare tantissimo. Ricordatevi che possiamo lavorare sia con una mano che con tutte e due contemporaneamente. Intanto continuiamo a migliorare la sensibilità delle dita e la capacità delle dita di spingere da distanze più o meno grandi. Quindi non solo il contatto una mano contro il muro, non solo il contatto due mani con la palla contro il muro, ma creiamoci delle difficoltà progressivamente che il contatto si perfeziona, ovvero mi allontano dal muro, quindi riuscire ad arrivarci richiede una spinta maggiore e una sensibilità maggiore. Se posso, metto un obiettivo sul muro, che sia un nastro di scotch a forma di quadrato o per le femminucce, chi ce l'ha per un retaggio vecchio o perché gli piace farlo, attaccare il cerchio dell'hula hoop a un chiodo dove magari prima c'era attaccato un quadro, e scegliere quello come obiettivo. Centrare l'obiettivo, mano a mano che miglioriamo, ci allontaniamo dall'obiettivo e cerchiamo di centrarlo da una distanza superiore, che rende la cosa più complicata,
da angoli differenti, quindi non di fronte solo all'obiettivo, ma magari anche un po' in diagonale, lavorando con due mani, lavorando con una mano, lavorando in diagonale, per questo tipo di esercitazione del palleggio, sempre andando verso l'obiettivo, tutte queste cose magari utilizzando palle più grandi, palle più piccoli, palle più pesanti, palle più leggere, senza esagerare con la pesantezza della palla, perché chiaramente ci sono i vicini, c'è il muro e poi è molto importante lavorare con l'attrezzo che poi dopo utilizziamo e riutilizzeremo presto in palestra. Ma niente, l'esercizio, Pier Francesco mi chiede un esercizio per il posto 4 dopo essere stato impegnato a muro, magari in assistenza in centro alla rete, quindi contro un primo tempo, contro una pipe. E come faccio nel caso in cui la mia squadra riesca a generare una rigiocata a velocemente prendere la rincorsa? È una sequenza di passi, è una sequenza di passi che si allena in uscita, esattamente come se anche non sono impegnato, ma sono a rete, devo scendere in difesa alla diagonale stretta, quella discesa lì è una sequenza di passi che fatta rapidamente, incrociando e non col passo affostato, mi permette di essere più veloce nel caso in cui la rigiocata mi dia meno tempo per prendere rincorsa. Chiaramente tutto è connesso non solo alla tecnica con cui la sequenza di passi viene fatta, ma alla velocità con cui sono in grado di attivare i piedi, e questo vale un po' per tutto il discorso di spostamenti, non solo per quelli di ricaduta e arretramento per prendere una rincorsa d'attacco. Stefano. Ci chiede, mi sottopongono delle domande bizzarre, ma insomma sono curiosità ed è carino anche rispondere a delle curiosità. Stefano chiede: qual è il ruolo migliore da proporre a un giocatore mancino al di là della sua struttura fisica? Io credo molto nella predisposizione tecnica per scegliere un ruolo a un giocatore. Intanto, non iniziare troppo presto a scegliere il ruolo. Ci sono molte cose che il pallavolista, al di là del ruolo che poi verrà scelto per lui, deve saper fare con qualità. Quindi inizialmente conoscere tutte le tecniche in maniera più appropriata, migliore possibile, è una chiave ed è sicuramente un consiglio di metodo, metodologico. Ok? Dopo io credo che ci siano alcune caratteristiche che determinano la scelta del ruolo. Per esempio, se un atleta non ha grandissime qualità di salto o non ha molti centimetri, questo per esempio può far propendere la scelta, no? Nel decidere che piuttosto fa il libero se non salta molto o fa l'alzatore, dove chiaramente è sempre, rispetto al libero, importante quanto è alto e quanto salta, ma meno rispetto a un attaccante, per esempio. Lo stesso vale per il discorso dei centimetri, no? Per un centrale è molto più importante avere centimetri rispetto magari a un altro ruolo dove, anche se non ho centimetri ma salto molto, riesco a compensare. Il centrale è diverso perché il centrale deve muoversi con poco tempo a disposizione, molte volte non riesce a utilizzare tutto il salto che ha per riuscire a compiere un'azione di muro. Quindi, pur arrivando male, magari in ritardo, buttandosi, anche se non è completamente composto, riesce a essere sopra la rete. Se è molto alto, l'altezza della pallavolo non è l'altezza della testa, ma sapete bene che l'altezza della pallavolo è quanto vado a toccare alzando il braccio, perché uno può essere un po' più basso
alla testa, ma avere braccia molto lunghe e pallavolisticamente è più alto di uno che magari è più alto ma ha le braccia corte. Quindi queste sono caratteristiche. Il fatto di essere mancino, secondo me, è meno importante. Io credo che sia più importante selezionare la qualità tecnica che ha un pallavolista, al di là che sia mancino o destro. È chiaro che normalmente, per una questione di praticità abbinata alla comodità, il mancino lo vediamo più spesso utilizzato da un posto rispetto che da posto 4, e difficilmente troviamo dei mancini centrali, ma esistono. Se un giocatore dimostra, per caratteristiche fisiche e per qualità tecniche, di essere abile più a fare una cosa rispetto a un'altra, è più quello che determina il ruolo che non che sia mancino destro. Rossana, grazie per il ringraziamento, ringraziamo a nostra volta. Esercizi, Rossana, esercizi in casa per potenziare il braccio d'attacco. Io credo che la potenza dell'attacco dipenda molto da due fattori principali. Uno, quanta proprietà tecnica, e quindi mano a mano che io divento più abile a controllare la palla con la mano e a scegliere il tempo giusto per andarla a colpire alla massima altezza, quello. La combinazione di quello mi rende più efficace in attacco, perché con la palla colpita alta sono in grado di sviluppare delle traiettorie più incidenti, e con la mano che colpisce bene sono in grado di essere anche più libero a sviluppare tutta la potenza che ho. La potenza è principalmente determinata non dalla forza del proprio braccio, ma dalla velocità con cui io riesco a sviluppare il movimento, no, sia di caricamento che poi di colpo sulla palla, più la velocità che la forza pura. Quindi io credo che principalmente la potenza che uno ha dipenda da quanto è in grado di velocemente far andare il braccio, contemporaneamente a mantenere il controllo nel contatto con la mano, quindi sviluppare costantemente, aumentando la potenza e continuando a cercare di mantenere il controllo, colpo sempre più forte. Come perdo il controllo, abbasso un po' la velocità, e lì cerco un equilibrio mano a mano sempre migliore, nel senso che riesco a controllare bene e a mandare la palla dove voglio, pur aumentando la potenza. Sì. Adesso ci chiede come impostare la battuta float. Intanto con delle precauzioni nel capire che la priorità di tutto quello che riguarda la pallavolo, per come la penso io, insomma, ci sono tanti aspetti che in ogni cosa che noi andiamo a fare, dal palleggio al bagher, dalla ricezione alla difesa, al muro, hanno una componente di diverso, è un mix di componenti, no? Per essere bravo a fare una cosa devo saper toccare bene la palla, ma anche spostarmi rapidamente, ma anche arrivare bene sotto la palla, ma anche andarla a prendere alta, scegliere il tempo. Ci sono sempre tante cose. In tutto quello che riguarda qualsiasi tecnica della pallavolo, io credo molto che se devo scegliere una cosa della quale non posso fare a meno, è perfezionare la parte del corpo e partire sempre da come la parte del corpo che tocca la palla è messa. Io posso essere disordinato su tutto, ma se la mano è messa bene, ho più possibilità di fare un colpo fatto bene. Diverso, se tutto è fatto bene, ma con la mano la prendo male, probabilmente aumento le possibilità di commettere un errore. Questo vale per tutto quello che riguarda la pallavolo, compresa la battuta. Quindi la parte che tocca la palla, compresa la battuta, e compresa la battuta float. La parte che tocca la palla è la parte più importante, quindi cominciamo di lì. Cominciamo a capire che per fare una buona battuta float, la cosa per
principale, la cosa più importante è che la palla venga colpita nella parte bassa della mano, non nella parte delle dita, ma nemmeno nel centro del palmo, più nella parte bassa del palmo, ok? Che deve essere il più rigida possibile, ok? Quindi con la distensione, il tentativo di allontanare, per capirci, l'indice dal pollice, io riesco a dare la maggiore tensione possibile a questa parte di mano, ok? Che è quella che deve contattare la palla. Quello è il presupposto principale, capire che la palla va colpita lì e va colpita lì con una tensione massima possibile di quella zona dura, quella zona lì deve essere il più dura possibile per capirci. Poi, successivamente, è importante entrare in contatto con la palla senza far lavorare il polso. Ok? Il polso non deve muoversi, il polso è rigido, con questa parte dura più possibile, entro in contatto con la palla e non lavoro sulla palla con il polso che si muove, un po' come succede invece in attacco. La palla va colpita nella pancia, la palla ha una testa e una pancia, ok? Palla colpita nella pancia, sempre con questa parte e sempre senza muovere il polso. Poi ci sono tutte le altre cose, il caricamento del braccio, il lancio del pallone che non deve essere, deve essere, diciamo, verso la mano dove vado, con la quale devo colpire e non davanti, diciamo, la gamba del braccio che lancia e poi andarmela a cercare. E via discorrendo, ci sono tutta una serie di altre questioni. Importante per concludere, perché poi se no ci dilunghiamo troppo su questa domanda e voglio dare spazio a più persone possibile, importante anche nel compiere un lancio il più preciso possibile, non far partire il caricamento del lancio da troppo in basso, ok? Ci abbiamo la palla in mano all'altezza più o meno della spalla, poco più in basso, e da lì lanciamo verso l'alto. Non carichiamo col pallone in mano e lanciamo, perché più movimento facciamo col braccio che lancia, più aumenta la possibilità di essere imprecisi nel lancio, che è un aspetto importante per andare poi a colpire bene e far flottare bene il pallone. Guglielmo ci fa una domanda un po' generale per capire come poter portare avanti il lavoro fisico e il lavoro tecnico in questa fase in cui non si può andare in palestra. È importante lavorare con dei principi prima di tutto, nel senso che siamo in una fase in cui bisogna dare spazio un po' alla creatività, un po' alle possibilità che la casa, per chi non può disporre di un giardino, ci dà. Quindi ci sono alcune cose, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico, che non vanno mai dimenticate e vanno tenute presente come dei capisaldi, le cose più importanti. La cosa più importante è cercare di farlo con più frequenza possibile. Qualsiasi cosa io faccia, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico. È meglio una mezz'oretta tutti i giorni che non un giorno, 2 ore e per 3 giorni non fare nulla, perché quello mi permette di mantenere confidenza con la palla, mantenermi allenato e appunto non perdere da una volta all'altra le cose che nel corso dell'allenamento sono riuscito a perfezionare e un pochettino a migliorare. Lo stesso vale per la parte fisica. La parte fisica è fondamentale, non ve lo dimenticate, per noi pallavolisti è decisivo. Trovate il modo, ma con regolarità continuate a saltare. Chi poi vuole aggiungere delle cose può ovviamente fare del lavoro di squat, di affondi, che sono questioni che riguardano molto il lavoro del pallavolista per la forza esplosiva, per la potenza che è in grado di sviluppare e per la capacità di chiudere gli angoli quando si deve andare a fare una difesa
molto, con una palla distante o molto bassa o una ricezione, però è importantissimo continuare a non dimenticarci il salto massimale, che sia una rincorsa d'attacco, che sia uno spostamento e un salto a muro, fatto con regolarità, con la stessa regolarità con cui andiamo a toccare la palla, per non dimenticarci come si palleggia contro il muro, perché in casa possiamo fare solo quello. O sia frontale che laterale, sia da lontano che da vicino, col bagger uguale, crearci dei piccoli esercizi con dei piccoli obiettivi, riuscire a fare senza far cadere la palla, per chi è più all'inizio, un numero progressivamente sempre più alto di contatti consecutivi, piuttosto che metterci in mezzo delle difficoltà, nel senso che un bagger laterale, un bagger frontale, un bagger laterale dall'altra parte, un bagger frontale, un controllo e un bagger rovesciato. Tutte queste cose che progressivamente, a seconda del livello a cui siamo, aumentano le difficoltà e rendono gli esercizi più allenanti. Però non vi dimenticate, per la parte fisica, non solo tutti i lavori che abbiamo già consigliato, di squat e quant'altro per quanto riguarda le gambe, di addome, di dorso, di plank. Gli esercizi per chi ha problemi di spalla, con gli elastici per mantenere la spalla in equilibrio e non avere poi, quando riprendo, degli scompensi perché per molto tempo la spalla non ha lavorato e poi viene molto impegnata, ma non vi dimenticate di saltare, saltare, saltare. Chi non può farlo in giardino lo fa in casa, sceglie un orario in cui non va a disturbare il vicino e fa delle sequenze di rincorsa d'attacco, delle sequenze di salto a muro, dei salti a muro dopo spostamento a passo incrociato, dei salti a muro dopo spostamento di passo accostato, dei salti a muro dalla posizione di lettura con un angolo di ginocchio un po' meno chiuso, degli spostamenti come di palla alta con una chiusura dell'angolo del ginocchio più profonda, ma saltiamo, saltiamo massimale e facciamolo con regolarità, perché quella è una cosa che poi dopo recuperarla diventa molto complicato. Gabriele chiede come lavorare e come migliorare il bagger di ricezione con esercizi dentro casa. Prima di tutto continuiamo a allenare e a tenere allenato il bagger. La ricezione, così come la difesa, così come l'attacco, nel senso in cui lo abbiamo sempre inteso, è molto difficile ovviamente da produrre dentro casa. Posso pensare, chi ha il giardino, di produrlo con l'aiuto di una sorta di compagno di lavoro, che può essere il papà, che può essere il fratello, mantenendo le debite distanze, chiaramente, di lavorare con una battuta e un po' una ricezione, lavorando su. Ma dentro casa, chiaramente, questi aspetti sono molto difficili. Noi ci dobbiamo accontentare in questa fase di lavorare per non perdere alcune cose e magari migliorarle nella loro base strutturale, nel senso, la ricezione è una tecnica che dipende molto dal bagger, quindi lavorerò molto il bagger in tutte le sue forme per cercare di migliorare magari come inclino le spalle, come abbasso la spalla sotto rispetto a come alzo quella sopra per il bagger laterale, l'impugnatura, l'avanzamento delle spalle per non avere il busto in mezzo al bagger, ma riuscire a offrire un bagger più libero e soprattutto più unito. Tutte queste cose si possono migliorare. La ricezione, magari non possiamo migliorarla, cominciamo a migliorare il nostro bagger, continuiamo a migliorare il nostro bagger in tutte quelle che sono le sue forme, le sue possibilità, ci ritroveremo con un bagger migliore che sicuramente in termini di ricezione ci darà una grossa mano. Danilo. Allora, Danilo ci chiede quanto deve durare la parte fisica in un allenamento dopo che c'è stato un periodo lungo di riposo. Io credo che tutte queste cose
sulla quantità, su quanto bisogna allenare una cosa rispetto a un'altra. Nella volta scorsa che ci siamo visti, mi ricordo che qualcuno mi chiedeva quanto spazio do al gioco in un allenamento rispetto alla tecnica individuale. Sono tutte cose che sono molto in base alla squadra che alleno, al livello della squadra che alleno, ma in questo caso, per quanto riguarda la parte fisica, individualmente sarà da strutturare, non durante un allenamento quanto impegno la squadra, sarà giocatore per giocatore, giocatrice per giocatrice, quanto riuscite a fare, a che livello si presenta dopo un'interruzione lunga, e individualmente cercherò di capire qual è il dosaggio più logico per cercare di ripristinare certe condizioni. Chiaramente insisto molto su questo, concentriamoci molto, soprattutto chi allena bambini, sul non perdere nei consigli che diamo e sul riacquistare il prima possibile, quando ritorneremo in palestra, la parte tecnica. Perché la pallavolo è principalmente uno sport tecnico, quindi è importante, fatto salvo che bisognerà fare molta attenzione a non essere eccessivamente vogliosi, perché è tanto tempo che non andiamo in palestra, sulla progressività con cui ritorneremo a far allenare i nostri giocatori, perché più l'inattività è lunga e più bisognerà essere progressivi. Comincio con 5 salti il primo giorno, vado a 7 il secondo giorno, a 10 il terzo giorno e via discorrendo, cosa che magari non avrei fatto se si fossero fermati solo una settimana. La progressività è imprescindibile per salvarci dai rischi di problemi fisici, è fondamentale, però nella progressività stiamo molto attenti a dare priorità assoluta alla parte tecnica. La parte tecnica è quella che stiamo cercando di far perdere ai nostri atleti il meno possibile, per quanto è possibile, però se sono giovani pallavolisti è più semplice rispetto all'atleta di Serie A. E quando li ritroveremo, quando li ritroviamo, puntiamo molto a ripristinare il prima possibile quello che riguarda la parte tecnica. Ci avviamo verso la chiusura, ancora qualche domanda. Come Adriano, mi sembra di aver capito, ci chiede come poter fondamentalmente compensare lo squilibrio che si genera in uno sport come la pallavolo, che è, diciamo, molto sbilanciato verso una parte del corpo rispetto all'altra, no? Il braccio, la gamba. Questo si bilancia, ma anche, no? Il lavorare la parte posteriore del corpo rispetto a quella anteriore, che nel gioco viene molto sviluppata, è un altro compenso che bisogna cercare, che costantemente cerchiamo. Questo si compensa molto con il lavoro fisico, col lavoro in palestra, che può essere coi pesi per atleti strutturati dal punto di vista muscolare, può essere con delle esercitazioni con elastici per atleti di magari che non utilizzano i carichi, o che non utilizzano ancora carichi di un certo tipo, o anche a carico naturale per, non so, per bilanciare una gamba rispetto all'altra. Lavori a monopodalici su una gamba sola, quella che deve sviluppare e recuperare terreno rispetto all'altra, è un modo di recuperare un po' della differenza, ma la differenza ci sarà sempre. C'è comunque, così come preferiamo un lato rispetto a un altro, sia ricevere sia un portiere per tuffarsi a parare una palla a calcio, e lo stesso vale per il nostro corpo dal punto di vista strutturale. Ci sarà comunque sempre una differenza, che nel nostro caso è accentuata
dalla natura del nostro sport. Ultime due domande. Oh, questa è una domanda interessante perché qua c'è una discussione e si vedono delle scelte diverse anche tra noi allenatori, diciamo, di squadre evolute. Nel senso, Alessandro chiede come scelgo, con quali criteri vado a scegliere tra i ricevitori tra i due ricevitori che scelgo di far giocare titolari nella mia squadra, quale collocare come schiacciatore vicino al palleggiatore S1 e quale schiacciatore invece collocare come schiacciatore S2. Allora, qua ci sono diverse questioni. Io poi dico come normalmente scelgo io, anche se non sempre ho scelto così, perché poi si va a fare un'analisi rotazione per rotazione di quelli che sono gli equilibri che la squadra va a cercare e va a trovare. Però si può ragionare, diciamo, su più aspetti. Il primo aspetto può essere quello della ricezione, il secondo aspetto può essere quello dell'equilibrio di attacco, e poi ci sono altri aspetti che riguardano la linea di muro, eccetera, eccetera. Però io credo molto, essendo che sono molto fissato, qualcuno dice, però insomma, do molta importanza. Prima di tutto alla qualità e la continuità delle mie squadre in ricezione, prima ancora che nella fase side out, perché è la premessa fondamentale la ricezione. Molto spesso io vado a mettere S1 il ricevitore migliore. Vado a mettere S1 il ricevitore migliore. Scusate. Vado a mettere S1 ricevitore migliore perché, soprattutto perché l'S2, che tra i due è quello che fa un po' più fatica e probabilmente sarà più cercato dalla squadra avversaria, in quella maniera lì, 4 volte su 6 si trova a ricevere in posto 5 con un modulo che è quello che si utilizza normalmente ad alto livello, e quindi meno variabili gli do. Più lo alleno e faccio diventare posto 5 casa sua, e più ho possibilità che la sua qualità di ricezione si mantenga regolare, si mantenga efficiente. E quindi la scelta normalmente, se prendo la ricezione come presupposto principale per questa scelta, avviene in questo senso. Mentre il ricevitore che è schierato S1 si muove sulle tre posizioni di seconda linea più frequentemente, quindi è un po' più difficile dargli una continuità, soprattutto come ho detto prima, per usare un termine simpatico, per fare casa. E anche il ricevitore che gioca S1 più spesso va in zona 6, che è la zona più facilmente colpibile dalla battuta avversaria. Poi c'è il criterio dell'attacco, che per me molto spesso è secondario rispetto alla continuità di ricezione, però chiaramente l'S1 va a schiacciare, tranne elaborazioni, però nella maggior parte dei casi, per i moduli che veniamo che più spesso vengono utilizzati, per il modulo che più spesso viene utilizzato, una volta viene impegnato ad attaccare da due. Quindi anche lì l'abilità di un ricevitore rispetto all'altro nell'attacco da due rende più efficiente la P1, che è la rotazione in cui l'S1 schiaccia da due, e quindi quella è una considerazione da fare, anche se poi con degli spostamenti rispettando i falli di posizione, può anche, però con molta più fatica, andare, abbiamo visto Perugia e in parte Trento ultimamente, utilizzare un modulo per la P1 dove l'S1 si riesce a far andare a schiacciare da posto 4, però in linea di massima schiaccia da 2 in quella rotazione, quindi anche l'efficienza del suo attacco da due rispetto a quella del compagno è un aspetto da tenere in considerazione. Rafael. Rafael non è proprio giovanissimo, ma è un ragazzo, perché visto che io sono più vecchio,
Sicuramente lo consideriamo un ragazzo. A 45 anni, come fare, con quali esercizi si possono fare per migliorare il salto? Allora, intanto la cosa importante è, adesso cerco di non essere troppo tecnico e poi non abbiamo detto che questi aspetti qua, insomma, cerchiamo di farli trattare di più a Marco Mencarelli e non vorrei togliere dello spazio a Marco. Ma dice, beh, stavo dicendo, a 45 anni, io credo che la cosa più importante sia, ovviamente, essendo che il cervello, il sistema nervoso, che è fondamentale nel reclutare quando bisogna esprimere forza, quando bisogna esprimere velocità, quando bisogna esprimere esplosività. Ovviamente col tempo, come tutto il nostro corpo, invecchiando, si deteriora. Nel caso del sistema nervoso è più lento e meno efficiente a reclutare le fibre che ci permettono di essere veloci, di essere esplosivi. Quindi fondamentalmente dei lavori esclusivamente o il più possibile dei lavori di esplosività. La cosa migliore che c'è per migliorare o comunque per mantenere il più possibile efficiente il salto è saltare al massimo. Quindi saltare, saltare, saltare. Per quanto a 45 anni le articolazioni di ginocchia, di caviglie e la schiena ce lo possa permettere, scegliamo un pavimento, soprattutto per l'atterraggio, che sia il più morbido possibile. Ok, va bene. Allora, anche per oggi ci salutiamo qui. Spero di essere stato esauriente nelle risposte, nelle curiosità che mi avete proposto. Chiaramente mi piacerebbe rispondere a tutti, ma capite bene che è molto difficile, ma andiamo avanti con questa iniziativa e cercheremo mano a mano di soddisfare la curiosità di più persone possibile, perché ci piace fare così, ci piace rimanere in contatto con voi e cercare di darvi dei suggerimenti se possiamo, dei consigli per portare avanti il nostro lavoro e anche dentro casa e tornare il meglio possibile quando torneremo, che sarà il prima possibile, se continueremo a rispettare le cose che ci stanno dicendo di fare. Lo stiamo facendo, continuiamo a farlo. Mi raccomando, ragazzi, le sfide sono sfide, se non si molla. Si molla quando cade l'ultimo pallone. In questo caso, l'ultimo pallone dobbiamo farlo cadere il prima possibile. Per farlo cadere il prima possibile, bisogna tenere duro, bisogna continuare a sfidare l'avversario che sappiamo benissimo qual è, col massimo dell'impegno che abbiamo. Continuiamo a rispettare le indicazioni, andiamo avanti così e presto ci riabbracceremo tutti nelle nostre palestre con i nostri compagni, con i nostri allenatori. Ciao a tutti, alla prossima!